La Federazione di Luce di Blossom Good Child, 3 ottobre 2020, traduzione Marina. Ho fatto la canalizzazione giovedì 1 ottobre e sento che forse un annuncio arriverà presto. Mi chiedo se avrà qualcosa a che fare con Potus, che ha contratto l'influenza, di cui abbiamo sentito parlare il 2 ottobre. E questo per la loro penultima frase, molto intrigante. Sto solo cercando, come tutti noi, di unire i puntini. Non dico che sia così, ma come tutte le cose, una possibilità. Ciao a voi, stamattina sono di buon umore, quindi parliamo di tutte le cose belle. Benvenuta Blossom e l'intero equipaggio di Terra che sta facendo quello che è venuto a fare, e con tanto entusiasmo. Anche se, come hai detto, Blossom, non sempre si ha la sensazione che sia così. Possiamo rassicurarvi che i livelli di energia per il più grande bene stanno aumentando e si stanno stabilizzando all'interno della loro nuova residenza. Vi chiediamo di considerare questo. Molti di voi sono consapevoli delle profondità a cui l'umanità si è abbassata per soddisfare i propri desideri. Atti deplorevoli si sono verificati durante eoni del vostro tempo. Avvenimenti indicibili sono stati normali per coloro che hanno scelto la via della grande oscurità all'interno dei loro esseri. Quando pensate all'energia che queste cose hanno creato, quando sapete che in questi tempi queste energie vengono portate alla luce, quando considerate il tumulto all'interno della vostra stessa atmosfera a causa di tutto questo affiorare, allora, per favore, considerate anche come estremamente bene ci state riuscendo, all'interno di tali profondità, di ottenere anche un sorriso. Non è un compito facile che avete concordato. Tuttavia, durante tutta questa agitazione, lo state facendo molto bene. State tenendo, ancorando la luce. Questo non è un dibattito da mettere in discussione. State facendo quello che volete fare. State trasformando il vostro pianeta. Sta accadendo. Se chiudete gli occhi e permettete a voi stessi di sentire in questa conoscenza, allora lo sapete. Potrebbe non apparire ancora in questo modo. Affermiamo categoricamente, vi state avvicinando sempre di più a ciò che i vostri cuori desiderano. Esatto, non sembra così, ma grazie ancora per l'incoraggiamento. Sento che la zuppa del giorno è l'attesa dell'annuncio BAM. So che non lo saprò finché non accadrà. Nel frattempo continuiamo a fare quello che stiamo facendo, eppure per noi qua giù viene da chiedersi quando? Non possiamo farci niente. Avete detto che sta arrivando, quindi ci fidiamo che ancora tic-tac come l'orologio, mentre le ore vanno via in anticipo. E ancora di più, penso, per assistere alle cose che stanno andando avanti. Eppure, Blossom e tutti voi, quando arriverà questo annuncio, sarete ben consapevoli del motivo per cui ci è voluto così tanto tempo, a causa di tutto ciò che è coinvolto. Sarà un enorme campanello d'allarme per molti. E poi portarci in un secondo blocco, giusto? Giusto. Uno globale. Esatto, uno ancora più sinistro. Oh, ditemi di più. Come sai, Blossom, non possiamo. Alcuni chiedono se sarà un blocco indotto dai buoni o dai cattivi. Nessuna risposta, giusto. Devo imparare ad accettare che non rivelerete ciò che non è appropriato fare. Allora, il prezzo dei cavoli al momento ne parliamo? Blossom. Apprezziamo, anche se alcuni la pensano diversamente, che dal punto di vista dell'umano che sta guardando la fitta melma di tutto ciò che sta accadendo, può essere molto frustrante. Ma non siamo nella posizione di rivelare queste cose. Non siamo qui per predire il futuro. Siamo qui per portare speranza. Vi diamo frammenti di informazioni dove ancora possiamo. Questo è un piano divino e vi chiediamo di mettere la vostra fiducia, la vostra conoscenza, la vostra accettazione, e la vostra comprensione e il vostro riconoscimento della verità in questo. Non è se considerate questo che vi stiamo invitando ad accettare tutto questo ciecamente.
Tuttavia, a essere onesti, questa attesa e questa incertezza su ciò che è effettivamente a volte può sembrare come se stessimo ballando al buio. A volte sì, i momenti in cui qualcosa di nuovo entra nella vostra consapevolezza e vi distrae ancora una volta dalla verità di cui vi parla il vostro cuore. Eppure, altre volte sapete solo che quando si è superato tutto questo, con tutto ciò che verrà, questo mondo in cui vivete sarà trasformato. Ricordate? Lo ricordate? Il piano divino per voi, per essere qui, era ed è fare che questo succeda, per realizzare questo. Ricordate? Lo ricordate? Non posso dire di farlo a livello cosciente, ovviamente, eppure qualcosa nel più profondo di me risuona come un campanello quando parlate in questo modo. E cosa ti dice la campana, Blossom? Che c'è così tanta verità nel sapere che questo è ciò che sta accadendo ora, è per questo che siamo venuti. Noi, nella forma umana, a volte non possiamo tradurre il conoscere cos'è la nostra forma non umana. Eppure, sempre di più, sentite il potere di quella conoscenza, di ciò che sapevate prima di scendere sulla Terra. Questo è ciò che vi chiediamo di fare. Continuate a continuare a permettere ai vostri esseri di sentire e conoscere l'incredibile sorgente dell'amore, luce e potere che possono spostare le montagne. E da dove lo sentite? Dentro di voi. Non è là fuori da nessuna parte, non potete comprarlo. Oh, come vorrei. Ehi, potrei avere 2 chili di amore, luce e potere, per favore? Grazie. Quant'è? Eppure dentro di voi non c'è debito. Oppure potremmo dire carica di un altro tipo? Una carica di energia è proprio lì. E più scegliete di onorarla, di prestarle la vostra attenzione, di amarla, di rispettarla, per conoscerla, più la carica si ricarica, semplicemente attraverso i vostri pensieri di sapere che questo è il modo. Questa energia d'amore che siete è tutto quello che siete, è tutto ciò che è, non è limitata. E siete sicuri? Sì, lo siamo. Sento che potrebbe. Non quando lo conoscete nella sua vera pienezza. È, siete, energia, Blossom. Come si può limitare l'energia? Perché tutto è energia. Sì, ma questa energia è limitata mentre risiediamo in questo veicolo umano. Non è corretto. Tuttavia, se credi che sia così, allora dovremmo correggerci dicendo corretto. Con rispetto, e non abbiamo ancora intenzione di predicare. È imperativo per il benessere di ogni individuo e per il benessere di tutti che lasciate andare queste convinzioni limitate e prendete in considerazione la vostra conoscenza, la verità. La verità è, e non importa se siete un essere umano, una formica, una teiera, siete tutti l'unica energia. Teiera? O qualche tazza di tè per quello. E la posizione dei copri teiera è quella di mantenere il tè caldo mentre è in infusione. Ma per tornare alla conversazione in questione, l'unica cosa che vi impedisce di diventare l'essere potente che desiderate essere, siete voi. Eoni di tempo hanno portato via questa conoscenza e vi hanno lasciato con la debolezza di pensare che siete qualcosa di molto più piccolo, molto meno di quanto siete. Dovete cambiare questo modo di pensare, insieme a tutto il resto che deve essere cambiato, perché se non lo fate, rimarrete dove siete. Ma se lo fate, vi ritroverete a raggiungere altezze dentro di voi che non avevate idea potessero essere possibili, o forse le accettavate solo come pura fantasia. Lasciate andare quegli indottrinamenti. Lasciate andare, lasciate andare, lasciate andare. Affidatevi a voi stessi. Permettetevi di diventare gli umani, gli esseri, quello che siete, essere se stessi. Quando entrate in un veicolo e ci andate in giro, portandovi qua e là e dove volete essere, non cambiate i vostri pensieri, il vostro potere, il vostro voi, da quando siete fuori dall'auto a quando ci siete dentro. La stessa anima è nel veicolo.
Allo stesso modo, il voi, la verità del vostro essere divino, non cambia quando entrate nel veicolo del corpo umano. Vi porta qua e là e dove volete essere ancora. Non siete diversi da quando non eravate nel corpo umano. Nessuno vi ha portato via chi siete. Nessuno può. Molti potrebbero discuterne. Questo è un loro diritto se lo scelgono. Si può rimuovere la carne togliendo l'esperienza della vita umana, ma non si può mai togliere chi si è. Mai. Sì, lo capisco, con la premessa che noi siamo amore. Infatti, Blossom e tutte le anime di luce, e tutte le anime sono di luce, anche quelle che hanno scelto di stare nelle tenebre per un po', i giorni più magnifici vi aspettano. Non ci sono parole per esprimere la libertà, la gioia, la novità della gioia che vi aspettano sul ponte. All'inizio lo chiamavate il ponte, ma ora sento che volevate dire il ponte arcobaleno? È così. Per i colori dell'arcobaleno, l'energia all'interno di quei colori, la luminosità della luce che questi colori, quando combinati, riverseranno sul vostro pianeta, rifletterà davvero ciò che il pensiero stesso dell'arcobaleno rappresenta. Ci sarà un momento in cui questi colori si fonderanno e proietteranno tanta bellezza sul pianeta, nel vostro pianeta, e all'interno di quell'evento ognuno si ricorderà di casa. Non vedo l'ora, dobbiamo solo aggrapparci a questa conoscenza e ad essere onesti, preferirei fare del mio meglio saltando la strada con quel futuro in mente, piuttosto che l'alternativa. Non manca molto tempo all'inizio della prossima fase. Cosa? Beh, fate scoppiare questa bomba proprio alla fine, perché lo fate? La vita è piena di sorprese e abbiamo pensato che sarebbe stato un bel modo per concludere la conversazione di oggi. Ah, lo è. Lascio tutto così allora, in gratitudine, in servizio amorevole, io sono. Traduzione Marina, voce narrante Marina.